loro non lo sentiranno. Invecchiare è una cosa. Oltre a mettere la pancia, perdere i capelli. E allora? Scusami. Non troviamo il tuo No, ma lo capisco anche il perché. Adesso quando lo vedrete. Intanto, mentre... Prendo, ma perché? Accendi di sotto. Così? Solo... Tre, uno, due, tre, prova. Allora, mentre risolvono i problemi, per chi non mi conosce, molti mi hanno identificato in passato come un black hat, quindi l'uomo nero, eccetera, eccetera. Era solo semplicemente perché avevo sempre la camicia nera, solo per quello. Oggi guardate un po' la mia camicia e guardate la camicia dell'omino alla mia destra e l'omino là in fondo. E adesso capirete dove voglio arrivare. Perché lui mi ha sempre chiamato brutta persona, lui a me. Dov'è quel magnifico telecomando? Però mi ti devi assiderare qua. Ma neanche per sogno, me ne frego. Allora. Poi uno dice che mi chiama brutta persona. È così, è vero, me ne frego. Allora, li abbiamo maltrattati tutta la giornata, adesso almeno gli diamo il massimo dello spettacolo, insomma, doveva essere lo show e lo show no, anche il tempo mi hai messo. No. Allora, e spiegami per andare avanti? Avanti, indietro e questo è puntatore. Avanti? Sì. Indietro? Esatto. Puntatore? Esatto. Avanti, indietro, puntatore. Ah, ok. Allora, mi fa un'impressione vedere Cesarino, una roba alle mie spalle con scritto SEMS che voi non avete idea. Per 12 anni è stato uno dei più acerrimi concorrenti, stavo per dire nemici, invece è solo concorrente. Allora, è un po' come avete in questa sala, me l'ha ricordato un mio amico, avete Papa Francesco e Ratzinger là in fondo. Allora, io sono Papa Francesco, sono bianco, lui è nero. Allora, intanto vediamo questa storia delle camicie nere qui a mio fianco. La brutta persona sono io. Non so se avete, chi è che legge La Nazione? Sapete, io l'altro giorno guardavo La Nazione di Arezzo. Non assomigliano a qualcuno? Guardate che bella faccia che c'ha. Incredibile. Esatto. Allora, adesso il microfono dove devo... Te lo so io. Qua? Le casse qua? No. Vediamo. Solo... Vieni qua. Allora. No, devo usare l'audio della presentazione. Allora, l'ultima mia cosa da black, ho rubato ai carabinieri una registrazione telefonica, che è frutto di quell'indagine. Perciò un po' di silenzio perché... È una registrazione telefonica e come tale, insomma, c'ha i suoi problemi, ok? Piano B è prendere la registrazione dall'archivio segreto. Un attimo solo che lo becchiamo, eccolo qua. Tac. Vediamo se si sente. Ripartiamo. Ciao Fra. Ciao Sans, dimmi. Senti, tipo là il cliente dice, cioè fa un po' di pressione. E che vuoi? Dice che non è contento.
correggo gli errori. Ma è quello che avevamo deciso durante lo so, ho visto che ha cambiato il CTA, non mi torno in CPC. Ho dovuto fare la pizza, non ho dovuto fare la CPM. Mi cambiamo anche i valori di GA? Ah sì, ma non devo fare male. Hai ragione, non è bello. E se gli proponessi una del SEA? SEA, SEA morto. Per colpa di chi? La responsabilità è della sede dell'SMN. Scusa, cazzo di lui, aspetta, telefono. Senti, faccio sapere, intanto vedi cosa riesci a fare. Ciao, dai. Va bene, ciao. Ciao. Allora, io mi immagino i carabinieri quando hanno sentito questa telefonata, no? E mi sono immaginato un capitano che dice, chiama un suo attendente, Furlan, guarda, senti questa cosa, trovami cosa stanno dicendo, perché secondo me, non capisco, però secondo me c'è qualcosa di losco. E Furlan, chiaramente, con questa trascrizione, è evidente che qualcosa di losco, il sospetto ce l'ha di sicuro. Allora, dopo un po', mi immagino sempre che i carabinieri, il capitano chiama Furlan e dice, allora Furlan, hai trovato qualcosa? Capitano, cose grosse, non ti dico, guarda, cose grosse. E lui dice, ma no, ma raccontami. Ho fatto analizzare la telefonata da un mio cugino, perché anche i carabinieri hanno un cugino che cazzo sanno qualcosa di informatica, perché sempre c'hanno tutti il cugino che sa qualcosa. Allora il cugino ha partorito una traduzione della telefonata dei due indagati. E come l'ha tradotta? Vediamo cosa ha partorito. Vediamo se parte. Se no, siamo fottuti. Siamo fottuti? Allora, ciao, senti, il cliente, il nome è in codice, perché il cliente non quadra, non è il cliente che intendiamo noi, è sicuramente un capo di un clan rivale che gli sta facendo pressione. L'intento è quello, non è contento del ROI, il ROI è roi in francese, ovvero il re, il capo del clan rivale, ovviamente. Mannaggia, non funziona. Passando da Mac a PC non funziona niente. Il briefing è stato più difficile, perché anche il cugino di Furlan dice, cos'è il briefing? Allora è andato su Google, briefing, no? Wikipedia, e ha tirato fuori Discesa all'infero di Dorian Lessing, Briefing for a Descent into the Hell, è un romanzo di Dorian Lessing. Allora, è un inferno, potrebbe essere uno scontro armato, un casino, è successa una sparatoria, sicuramente qualcosa, e quindi il briefing diventa l'inferno. CTA è chiaramente, hanno sbagliato trascrizione, CTA volevano dire città, non voleva dire CTA, città non c'entra niente. Allora, andiamo avanti, se ce la facciamo. Su, coraggio. È dura. Niente? Non ci siamo? Ok. Poi, non gli tornavano i CPC. CPC, Luigi lo sa bene, in certe zone sono i piccioli, sono i soldi, quindi i CPC erano i soldi. E poi ha dovuto cambiare per forza, non ha voluto cambiare il CPM, come alla vecchia maniera, come papà mio. CPM è l'acronimo di come papà mio, ok? Andiamo avanti con la trascrizione. Forse andiamo avanti. Il cugino deve avere un PC molto lento, ma contiamo che ce la faccia. Diamogli fiducia. Arriverà? Dura. Allora, i valori di GA è il guadagno annuo, di nuovo, molto, molto semplice, non vuol dire altro. Quindi fatturato, ipotizziamo il falso in bilancio, allora ecco da dove salta fuori.
indignato, ma se infatti non lo farei mai, si scusa, hai ragione, lo so che non ti piace, ma se prendessimo il SEO non è un complice, non vuol, potrebbe essere nient'altro. La SEA è la moglie del SEO e l'SMM è l'amante della moglie del SEO. Quindi, chiuso il vuoto. Ok, andiamo avanti. Questa era come avrebbe dovuto essere di fila la telefonata. Andiamo su, coraggio. Siamo tornati indietro? In ogni caso, c'era la slide finale della morale. La morale è che per noi le keyword dovrebbero essere importanti, però se le ascoltate da un ambiente esterno, soprattutto è quello che almeno molti clienti dicevano a me, che noi parliamo un'altra lingua, quindi diamo per scontato delle cose che scontate non dovrebbero essere. Quindi usiamo bene le keyword, ma parliamo perlomeno tutti la stessa lingua. Era, come avete visto, era una cazzata per far passare 5 minuti. Ciao! Io prima lo pensavo solamente che eri una brutta persona, adesso ne sono sicuro. Allora, Lara...